Italia ferma con una crescita economica pari a zero. Il centro studi di Confindustria corregge al ribasso le indicazioni sullo stato di salute della nostra economia e vede solo nel 2020 un lieve più 0,4%. I motivi? Per gli industriali pesano tre fattori: una manovra poco orientata alla crescita, il progressivo crollo di fiducia delle imprese e l'aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono sui titoli pubblici italiani. La recessione potrà essere evitata per gli industriali solo se dovessero aumentare le esportazioni. Netto il giudizio negativo sul lavoro. Non c'è nel paese una vera inversione di tendenza. Sul reddito di cittadinanza e quota 100, dice Confindustria, il contributo sarà esiguo alla crescita. Siamo ad un bivio tra il rincaro dell'IVA su beni e prodotti o far salire pericolosamente il deficit pubblico al 3,5%. Sulla stessa linea il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che evidenzia un rallentamento dell'attività economica nel nostro paese lo scorso anno ed anche nei primi tre mesi del 2019. Servono, dice Visco, riforme strutturali e un calo del debito. Dalla Cina risponde il ministro dell'economia Giovanni Tria, che parla della necessità di contrastare il rallentamento dell'economia e puntare sulla crescita. Il deficit, dice il ministro, è sotto controllo, ma bisogna tagliare il debito. Crescita zero perché politica economica zero. Era una politica economica di questo governo che si era creata tutti gli spazi, evitando il fiscal compact, no? Pensando a non andare al bilancio in pareggio per fare politiche per la crescita e investimenti pubblici. Hanno deciso di usare i soldi per fare trasferimenti con quota 100 e reddito di cittadinanza, non ci potevamo aspettare altro. Come far crescere l'economia del paese, secondo lei? Non con politiche che non pensino che gli investimenti pubblici sono il cuore della ripresa. Poi tutto il resto può avvenire insieme a un sistema imprenditoriale che riprende fiducia sulla base degli investimenti pubblici e comincia a alzare la testa e guardare fuori dai confini nazionali. Ma prima dobbiamo ritrovare il senso della domanda interna. Non è possibile che un paese grande come l'Italia non abbia il coraggio e la voglia di spendere di più tramite gli investimenti pubblici per le future generazioni. Da che cosa partirebbe lei? Immediatamente tutte le scuole, piccole opere, tutte le scuole, i carceri importantissime, le carceri importantissime, le autostrade, le strade, le puoi immaginare tantissime. Immagini tutte gli immobili che devono essere riaggiornati rispetto alla normativa antisismica degli anni 70.